Nel 2016 c'è stato un calo della delittuosità dell'8,6%, un trend che si è consolidato anche nei primi mesi del 2017, ma nonostante ciò il reale stato della sicurezza non coincide con la percezione di una comunità che si sente spesso smarrita e spaventata. Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli nel suo discorso in occasione del 165esimo anniversario della nascita della polizia, che si è svolto anche nella provincia di Pesaro e Urbino, luogo scelto per l'edizione di quest'anno, il Teatro della Fortuna di Fano, una cerimonia trasmessa in diretta su Fano TV e riproposta questa sera dopo l'edizione del telegiornale. Tutto è iniziato con il picchetto d'onore in piazza 20 settembre, con il passaggio in rassegna del questore Antonio Lauriola e del prefetto di Pesaro Luigi Pizzi. Con bandierine tricolori e cappello bianco della polizia, anche un centinaio di studenti di scuole medie e superiori. Ad accompagnare la cerimonia alle sembre di fiati del Conservatorio Rossini di Pesaro, importanti i numeri snocciolati dal questore sull'attività svolta dalla polizia in tutto il territorio provinciale. Poi i risultati sono all'ordine del giorno. Ieri c'è stato questo nostro poliziotto che è intervenuto, che ha evitato questo omicidio ai danni di una infermiera. Qualche giorno prima a Fano una banda di rumeni che sono venuti qui per fare i soliti raid predatori. Questa è una serie di eventi, ma la cosa importante è che la collettività ne senta beneficio. Noi lavoriamo per loro, questa è la cosa importante, per loro e soprattutto per le vittime vulnerabili, dove ho sottolineato nell'intervento di oggi. Ma quando si parla di polizia non bisogna dimenticare l'attività amministrativa che svolge al servizio del cittadino. Per esempio, dall'aprile dell'anno scorso ad oggi gli uffici hanno rilasciato quasi 9.000 passaporti e 10.500 permessi di soggiorno. Numeri importanti anche per il commissariato di Fano, diretto da Stefano Seretti. La polizia fanese ha effettuato circa 7.000 controlli su strada di persone e 4.100 veicoli, arrestando 38 persone e deferendone in stato di libertà 59. È un onore per noi qui a Fano, anche per la cittadinanza che è intervenuta, diversi anche amici, persone che sono intervenuti qui al teatro. E lo sento, personalmente sento molto questo impegno, l'impegno che portiamo avanti quotidianamente per la città, per la comunità, per tutto il territorio, insieme anche naturalmente alle altre forze di polizia. E quindi questo un po' è il culmine, il giorno un po' che suggella un po' tutto il nostro lavoro, quantomeno dell'anno precedente, quindi è anche motivo d'orgoglio per tutti noi. Durante la cerimonia sono stati premiati con encomi e lodi anche tutti quegli agenti che si sono distinti per meriti di servizio.